Anna Karenina. Si fermò accanto al treno che le passava a fianco, vicinissimo. Ella guardava in basso dei carrozzoni. Le viti e le catene e le altre ruote di ghisa del primo carrozzone che scivolava lentamente. E cercava di stabilire a occhio il punto di mezzo tra le ruote anteriori e le posteriori. E il momento in cui questo punto di mezzo sarebbe stato di fronte a lei. Là, si diceva guardando l'ombra del vagone e la sabbia mista al carbone di cui erano cosparse le traversine, là, proprio nel mezzo, e lo punirò e mi libererò finalmente da tutti e da me stessa. Voleva lasciarsi cadere sotto il primo carrozzone che giunse col tratto di mezzo alla sua altezza, ma il sacchetto rosso che la si mise a togliere dal braccio la tratteneva, ed era già tardi. Il tratto di mezzo le era passato accanto. Bisognava aspettare il carrozzone seguente, un sentimento simile a quello che ella aveva già provato quando, facendo il bagno, si preparava a entrare nell'acqua. La prese ed ella si fece il segno della croce. Il gesto abituale del segno della croce suscitò nell'anima sua tutta una serie di ricordi virginali e infantili, e ad un tratto la tenebra che per lei copriva tutto si lacerò, e la vita le apparve per un attimo con tutte le sue luminose gioie passate, ma ella non distoglieva gli occhi dalle ruote del secondo vagone che si avvicinava. Ed esattamente nel momento in cui il tratto di mezzo fra le ruote giunse alla sua altezza, ella gettò indietro il sacchetto rosso e con un movimento leggero, come preparandosi ad alzarsi subito, si lasciò cadere in ginocchio. E in quell'attimo stesso inorridì di quel che faceva. Dove sono? Che faccio? Perché? Voleva sollevarsi, fuggire, ma qualcosa di enorme, di inesorabile, la colpì al capo e la rovesciò sulla schiena. Signore, perdonami. Tutto, proferì, sentendo l'impossibilità della lotta.